Amici di Quarta Parete, buonasera, velocissima intervista con Amanda Sandrelli, protagonista da oggi fino al 27 con una replica aggiuntiva della locandiera di Goldoni. Buonasera Amanda, buonasera. Parliamo velocemente di Mirandolina, questa donna dipinta probabilmente non in modo acconcio, ma che nasconde una grande forza. Mirandolina è un personaggio molto moderno, appunto, è una donna che tiene a bada gli uomini, è una donna nata povera, ma la sua determinazione e cattiveria, se vogliamo, è volta proprio a controllare la sua vita e gli uomini che le girano intorno. Noi abbiamo una versione, diciamo, moderna, riscritta da Francesco Piccolini, che è un bravissimo scrittore, che ha tenuto e che ha messo in risalto soprattutto la psicologia, che è la novità della locandiera. La locandiera è un testo proprio a metà fra la commedia dell'arte e la drammaturgia moderna. E, abbiamo spinto molto sul toscano, perché certo, abbiamo la fortuna di avere una compagnia toscana, la compagnia dell'Arca Azzurra, che lavora insieme da 35 anni. E il mio cavaliere Alex Cendron, un giovane attore molto bravo. Il testo è più scorrevole, più breve, dura un'ora e mezza. Rispetto alle tre ore iniziali. Sì, però mantiene tutte le peculiarità. Sì, le peculiarità e le cose belle della locandiera. E appunto, per quanto riguarda il mio personaggio, la cosa più bella è che ogni volta che cede all'amore, perché cede, e la trappola che ha posto in realtà è la prima lei a caderci, ogni volta che sente che può innamorarsi e che cede all'amore per il cavaliere, diventa ancora più determinata nel suo piano. Siccome ce l'ho scritti, parliamo di tutti i suoi colleghi sul palco. Facciamo prima. Facciamo allora Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Giuliana Colzi, che è anche la costumista. I costumi sono molto belli. Aggiungiamo che le scene sono di Antonio Pazzuto, le luci di Marco Messeri, costumi di Giuliana Colzi, l'abbiamo detta, e le musiche di Antonio Di Pofi. E la regia di Paolo Valerio e Francesco Nicoli. Quindi è una a quattro mani. Sì. Allora Amanda, io la saluto, la ringrazio, grazie, so che deve scappare, sì. E buon teatro allora. Grazie anche a voi. Ciao.